i fatti criminosi. In realtà, intanto, legalità e sicurezza significa poi ragionamento che dicevo prima, le pari opportunità, il diritto al lavoro, il diritto ad avere una vita che può pensare anche con una prospettiva al futuro. Oggi quello che manca in questo paese, di fronte a una crisi mondiale, che sicuramente è una crisi economica strutturale, che non è passeggera, ormai questo credo lo condividiamo tutti, che quando usciremo da questa crisi questo mondo avrà stili di vita, modo di consumare, relazioni tra le persone, sicuramente diverse da quelle che abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa. Però dentro tutto questo ragionamento c'è bisogno di costruire le condizioni per cui anche in questa condizione si abbia l'opportunità e la speranza che c'è un futuro. Perché se manca questo e se viene meno questo, sicuramente la crisi ci travolgerà. E allora, per citare due elementi, non si può pensare di affrontare temi come quello che abbiamo sul tavolo ormai da qualche anno del futuro se non si investe nella formazione, se non si investe nella ricerca, se non si investe nella scuola, se non si investe nella cultura. C'è un paese come il nostro, se non investe su questi filoni, vuol dire che sceglie di arrendersi di fronte alla crisi. Quando senti dire che spendere o fare iniziative sulla cultura non ti dà il pezzo di pane, vuol dire che siamo da un'altra parte del mondo. Questo paese, questa Italia è conosciuta nel mondo, ma da secoli, per la sua straordinaria capacità di dare i migliori uomini del mondo nella scienza, nelle arti, nella cultura, nella musica. Com'è possibile pensare che oggi promuovere la cultura in questo contesto sia sprecare i soldi? Ma se c'è un punto, torno a ripetere, che ci fa riconoscere nel mondo è questo suo grande, straordinario patrimonio storico, culturale di cui questo nostro paese ne è abbondantemente ricco. Allora, prima di tutto, quando parliamo di legalità e sicurezza, noi dobbiamo comunque pensare a costruire le condizioni che c'è un presente vivibile in cui tutti si possono riconoscere la propria dignità e hanno anche a poter esprimere le opportunità. Poi sicuramente c'è anche un'esigenza di costruire quelle condizioni per cui un diritto fondamentale di ognuno di noi, di destra, di sinistra, di centro, come la pensi, non cambia, è quello di poter vivere tranquillamente. Quindi quando anche su questi temi della sicurezza si enfatizza le diversità politiche, non si mette al centro di nuovo la persona. È un diritto di tutti, chiunque tu sei, avere una condizione di vita accettabile, rispettabile. Allora su questo, e ti faccio l'esempio di come abbiamo gestito tutto il processo del terremoto, perché le mafie dove vanno? Dove girano i soldi, non è che vanno già a guardare. La povertà se ce la vanno per sfruttare le persone, è chiaro che si muovono dove c'è un giro di soldi dovuto a tante situazioni, tra cui uno degli elementi è la prostituzione. In questa città, per il terremoto, per la ricostruzione, sono passati circa 1.500-2.000 miliardi del vecchio lire. Considera solo che il bilancio del comune di Foligno, te lo dico in lire, è di circa 50-55 miliardi, cioè sono passati in pochi anni quasi 30-40 volte le risorse di un bilancio. Quindi non c'è dubbio che c'era la possibilità che anche nella nostra città potevano attecchire o comunque potevano diventare appetibili per alcun aspetto. Qui abbiamo lavorato in sinergia con tutte le organizzazioni legate ai temi della tutela della sicurezza, le forze dell'ordine, ma non solo quello, abbiamo messo in campo delle regole, anche nei processi di ricostruzione, che hanno, io non dico azzerato, perché questo penso non lo può dire nessuno, ma sicuramente eliminato tutti quegli spazi possibili perché comunque gli elementi criminosi si potevano inserire nella nostra comunità. Considera che tutto questo ragionamento, qui durante il percorso della ricostruzione, sono arrivati tra i 4.000 e i 5.000 persone a lavorare per il terremoto. Oggi possiamo dire che in una fase oramai che si sta
concludendo il processo di costruzione, molte di queste persone che sono arrivate qui per lavorare, poi alla fine hanno messo su famiglia, ci sono ormai stabilite a Forlì. Certo, venendo meno questa risorsa del lavoro, questo è un tema su cui bisogna che di più ci sia attenzione da parte di tutta la nostra città, perché abbiamo bisogno di introdurre quegli elementi di attenzione, di verifica, di monitoraggio sul territorio, che tutto questo che ci ha portato il processo alla ricostruzione non possa poi diventare un elemento di difficoltà nella vita di tutti i giorni, perché venendo meno il lavoro è chiaro che si creano condizioni di grande difficoltà e anche se occasioni di momenti di criminalità o di piccola criminalità.